Devo dire che il video di ieri ha suscitato un po' di interesse e ha scaturito qualche contatto, qualche mail. Soprattutto sono state mail di richiesta di delucidazioni. Oggi voglio parlarti di planimetria. Ma non che cos'è una planimetria, spero che tutti sappiano che cos'è, come è fatta e qual è la planimetria giusta rispetto alle altre. Ah, ti dico che esistono delle planimetrie che le agenzie immobiliari autoproducono. Sono quelle planimetrie, le riconosci perché sono fatte a colori, fanno dei collage per identificare gli ambienti interni e tutti colorati. No, non sono quelle le planimetrie. La planimetria è una planimetria, che ne so, catastale rasterizzata. Poi un giorno farò un video apposta perché vedo anche che quando ci colleghiamo in consulenza online su WhatsApp e chiedo di condividere con me la planimetria, scarico e vedo che comunque il PDF e l'immagine è una di quelle planimetrie che le agenzie immobiliari distribuiscono in autoproduzione. No, la planimetria catastale è tutt'altro, la riconosci perché c'è scritto Agenzia delle Entrate, c'è di lato un timbro, una strisciata di un timbro definita rasterizzazione che contiene quel timbro dei dati importantissimi. Comunque non è questo l'argomento e poi magari oltre che a un video farò un post, un articolo su luigilardi.it e metterò delle immagini per capire meglio di che cosa sto parlando. Quello di cui vorrei parlare oggi è come e perché si usa e si deve usare, soprattutto chi applica il metodo CompruCasa, la planimetria per passeggiare all'interno della casa nel momento in cui si va a fare la visita. Allora, innanzitutto la planimetria si chiede prima. La planimetria, che sia urbanistica o catastale, entrambi ufficiali ed ultime aggiornate, si chiedono al momento del contatto con l'agente immobiliare quando si chiede di fare visita a un immobile. Nel momento in cui tralasciamo tutte le conversazioni, contatti, richieste che si fanno, sono scritte nel libro, qualche articolo su luigilardi.it c'è, ma poi ne possiamo parlare in consulenza online. Chi non l'ha mai fatta può fare la consulenza online gratuita con me, vai sul sito, te la scarichi, la prenoti e ci sentiamo. Comunque, diciamo, vorrei precisare perché si deve fare la visita con la planimetria catastale o urbanistica. Allora, passeggiare all'interno della casa e confrontare con la planimetria in mano la differenza che c'è, quindi evidenziare eventualmente le differenze che ci sono tra questa planimetria che hai in mano e quello che vedi. Quindi la posizione delle porte, qualche muro mancante, qualche muro che è stato aggiunto, tramezzi aggiunti, le modifiche interne. Spesso le planimetrie riportano delle piccole difformità, delle piccole differenze che le persone che hanno, come dire, attivato queste modifiche forse non pensavano che stessero facendo delle modifiche sostanziali e quindi senza nessun tipo di autorizzazione, denuncia e aggiornamento di questi documenti hanno pensato, cioè, ok, ma chi mi dice niente se da una cucina chiusa come era concepita quando è stata costruita la casa, adesso io voglio l'open space, voglio l'angolo cottura, voglio più figa la casa. Quindi passeggiando te ne accorgi, ti accorgi, non dico al centimetro, l'ideale sarebbe andare in giro con il metro laser, ma comunque anche passeggiando visivamente te ne accorgi che all'interno della casa ci sono delle piccole differenze. Quindi stai lì col pennarello, con la penna, con la matita, con quello che vuoi, disegni sulla planimetria cartacea. Io lo faccio con l'iPad, chi mi conosce lo sa perché poi condivido questo gioco di differenze disegnate con tutti quanti, compresi gli agenti immobiliari, quando è il caso, e comunque ecco, differenziare, evidenziare quello che uno rileva durante la passeggiata. A che cosa serve? Cioè, non solo devi farlo, ok, l'ho fatto il compitino, ma io vorrei che ognuno che decide di applicare quello che il metodo CompruCasa prevede, ognuno capisca a che cosa serve fare questo lavoro. Questo lavoro serve, uno, a vederci chiaro, due, a non aspettare che qualcuno ci dica che
sono state rilevate delle difformità, quindi ci dobbiamo accorgere da soli. Tre, serve soprattutto ad andare ad avere in tasca sul nostro block notice, sulla nostra classifica, sui nostri giudizi, le killer, quelle che noi definiamo killer, per andare a fare poi la trattativa. Che significa che se la difformità interna è lieve, è risolvibile e vi esorto ad informarvi la differenza tra le problematiche buone e quelle cattive, cioè problemi risolvibili e problemi non risolvibili. Se rientriamo nella caratteristica delle problematiche risolvibili, sono killer, sono motivi che possiamo utilizzare sommati a tutti gli altri che abbiamo e siamo riusciti a scovare ed evidenziare per poi fare un'offerta. Perché fare un'offerta più bassa rispetto al prezzo richiesto, molti che fanno la fanno e dicono ci provo. Richiesta 2,50, io provo a 2,10. Quindi ti vai lì in agenzia. Va in agenzia, gli altri vanno in agenzia immobiliare a sottoscrivere una proposta e al momento di dichiarare il prezzo dicono 2,20 a posto di 2,50. Io questi ho di soldi, provo così, poi magari alziamo. Differente è chi ha un elenco di motivi, quindi quelli che sul metodo compro casa vengono definiti killer, di motivi per i quali la proposta è scaturita in tal senso. Vuole 2,50 la proprietà. Ma io offro 2,10 per questa serie di motivi. Mi faccio carico io delle problematiche buone, di risolvere queste problematiche, esorto le persone coinvolte dalla soluzione di questi problemi a dire ok, noi ci fermiamo, palla a te, gestiscitela da solo, ok, ma soprattutto fanno sì che la nostra credibilità, la nostra faccia davanti a un venditore, un agente immobiliare, non sia quella di ok, ci sta provando, sta cercando di abbassare il prezzo, chissà qua, chissà per quale motivo. No, le proposte che si fanno e che si vanno a consegnare in agenzia immobiliare, qualcuno non mi sta capendo, chi mi conosce ha capito che significa andare a consegnare una proposta d'acquisto per un immobile più bassa, sensibilmente anche più bassa al prezzo di richiesta, è scaturita soprattutto dalle kill e dalle motivazioni. Quindi, primo passaggio, ci sono vari modi per trovare queste motivazioni, queste difformità, queste problematiche buone. Uno dei primi è confrontare la planimetria catastale e quindi o tutte e due, anche tra le due, tra la planimetria catastale e la planimetria urbanistica, a volte ci sono differenze. Avere avuto un procedimento urbanistico CILA, SCIA, DIA, quello che è anche nel passato, per fare dei lavori, non sempre ha scaturito un aggiornamento della planimetria catastale. Una cosa scema, te lo dico qui in video, una cosa che si fa in un attimo, ma che potrebbe essere utilizzata come killer per andare ad abbassare il prezzo di offerta, quindi la tua offerta. Quindi abituatevi ad andare a visitare immobili con la planimetria catastale, ma soprattutto abituatevi a, e questo è un po' più difficile, a rinunciare a disdire appuntamenti di visita se non vi hanno portato le planimetrie giuste. Cioè, chiedi la planimetria e sappiamo come si fa. Ricevi la planimetria anticipata, a volte invece la planimetria ti dicono che te la porta al momento dell'appuntamento. Impariamo a riconoscere quelle giuste e quelle sbagliate. Se è una di quelle planimetrie autoprodotte a colori, dobbiamo imparare a dire ok, ce ne andiamo. Lo so, è dura, lo so, è come dire, inusuale come comportamento, ma siccome noi siamo abituati ad acquistare case diversamente dagli altri, dobbiamo avere comportamenti che tutti gli altri non hanno. Se noi siamo abituati ad avere certezze, gli altri, molti altri, che non seguono il metodo compro casa, per carità, massimo rispetto, non, quindi gli altri utilizzano tutti lo stesso metodo per acquistare casa, avranno tutti gli stessi risultati. Se vogliamo risultati diversi, bisogna iniziare a fare azioni diverse. Una di queste, ti ripeto, è la planimetria catastale. C'è un articolo su luigilardi.it con il titolo, mi sembra che sia
ti consiglio di controllare la palmite catastale. Ci sono un po' di motivi e un po' di modi in cui si confronta la palmite catastale. Ci vediamo, se ne hai bisogno ti spiego meglio in consulenza. Se non l'hai fatta, quella gratuita, ti consiglio di andare sul mio sito luigilardi.it. Scarichi la consulenza gratuita che è un'ora online su WhatsApp, quindi dove sei non importa. Possiamo stare un'ora insieme, potrai condividere con me i documenti che hai o potrai, ti darò io le istruzioni per andare a chiedere i documenti giusti. Ci vediamo al prossimo video. Penso che il prossimo, argomento sia proprio la proposta per acquistare una casa, quindi la metodologia del metodo Comprocasa in merito alla proposta. Gli altri vanno in agenzia a sottoscrivere una proposta d'acquisto. Chi applica il metodo Comprocasa, chi mi conosce lo sa, va in agenzia a consegnare una proposta d'acquisto che tranquillamente a casa se l'è scritta, se l'è controllata, aveva messo i propri appunti, le proprie note, le proprie aggiunte e la va a consegnare. Tutto questo è motivato dalle verifiche fatte, in primis dalla planimetria catastale, dalle planimetrie catastale e urbanistica. Ti lascio, ci vediamo su luigilardi.it, puoi lasciare un commento se puoi essere contattato, così ti indirizzo io al sito per scaricare la consulenza gratuita. E se ci siamo già visti in consulenza gratuita, acquistati una consulenza personale o online con me e comunque rifaremo tutti i discorsi e ti darò io le istruzioni giuste. Ti ringrazio, ciao, alla prossima e ciao!